Trasparenza dei servizi nei procedimenti in materia ambientale, il secondo incontro online del ciclo dedicato alla semplificazione amministrativa in materia ambientale. Questo ciclo è iniziato lo scorso 25 ottobre con il webinar Principi generali della legge 124 del 2015 in materia di semplificazione e il carattere trasversale della riforma. Sono Paola Virani, alcuni di voi già mi conoscono, sono di Formez PA e vi introdurrò in questo evento online che ha avuto molte adesioni, infatti ringrazio. Grazie molto per l'interesse manifestato. Do il benvenuto anche in aula al nostro relatore, l'ingegner Massimo Puggioni, esperto di semplificazione di Formez PA, al quale passeremo a breve la parola. Questo webinar, come dicevo prima, è il secondo di questo nostro ciclo, questo percorso di approfondimento sulla semplificazione amministrativa in materia ambientale, è il percorso che fa parte del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e fa parte del nostro progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, che è stato affidato a Formez PA dal Dipartimento della Funzione Pubblica. In questo percorso, che durerà fino a dicembre, tratteremo alcuni argomenti, quali l'AUA, l'autorizzazione unica ambientale, la VIA regionale, la valutazione di impatto ambientale, la VINCA, la valutazione di incidenza ambientale e la VAS, valutazione ambientale strategica. Possiamo vedere ora insieme la programmazione di questo ciclo. Il 25 ottobre abbiamo avuto già il nostro primo incontro. Oggi è il secondo e tratteremo della conferenza di servizi nei procedimenti di materia ambientale. Il 22 novembre avremo l'autorizzazione unica ambientale, poi il 4 dicembre la VIA regionale, l'11 dicembre avremo la VINCA e la VAS. E questi sono appunto tutti i nostri webinar che ci accompagneranno fino a dicembre. Sempre nell'ambito del progetto, come dicevo prima, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, abbiamo fatto diversi webinar e diversi seminari trattando diverse tematiche. E come al solito potete trovare tutti i nostri eventi nella pagina di Eventi PA, nella pagina dedicata al progetto. Questi sono i numeri che abbiamo di partecipanti fino a questo momento. Abbiamo avuto ben 3.794 partecipanti ai seminari e 4.311 per tutto quanto riguarda i nostri webinar. Abbiamo fatto una suddivisione anche per quanto riguarda il numero dei partecipanti rispetto alle regioni, alla categoria di regione LDR, MDR e TR, cioè a basso sviluppo, medio alto sviluppo e in transizione. Tutti questi dati li troverete comunque nelle slide che saranno disponibili sempre nella pagina di Eventi PA. Sempre nell'ambito di questo progetto è nata la comunità Rete Italia Semplice, rete.italiasemplice.gov.it, che è una piattaforma al servizio del personale delle amministrazioni, delle associazioni delle imprese, dei cittadini, dei tecnici, tutte le persone che a cui interessano queste tematiche, e viene messo in rete tutte le competenze e le diverse esperienze nell'attuazione degli interventi di semplificazione. La Rete Italia Semplice è messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formez PA nell'ambito del progetto PON Governance, Delivery Unit e Supporto all'Operatività. Per accedere basta cliccare su Accedi, sul pulsante Accedi, con le credenziali di DFPout. Al primo accesso si è iscritti automaticamente alla rete di lavoro Rete Semplice. Per partecipare invece alle altre aree di lavoro che potete trovare, come la modulistica standardizzata e semplificata, il SUAP e potete cliccare su Partecipa e a quel punto verrete poi accettati dall'amministratore. Questa piattaforma offre diversi strumenti e servizi per sviluppare competenze come le linee guida, la documentazione, chiedi aiuto all'helpdesk. Chi ha risolto il mio problema e tutto l'elenco dei webinar, gli appuntamenti, vi ricordo gli appuntamenti che ci sono. Andiamo all'incontro di oggi, la conferenza dei servizi nei procedimenti in materia ambientale. Il percorso è rivolto al personale delle amministrazioni coinvolte nelle conferenze dei servizi, il personale degli sportelli SUA, SUE, degli enti locali, tutti quelli che sono responsabili del rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale, paesaggio e salute umana. Quali sono invece, di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo in particolare dei principi generali della conferenza dei servizi sincrona e asincrona, in raccordo con particolare riferimento ai procedimenti in materia ambientale,
Il raccordo fra la disciplina della conferenza di servizi e le norme settoriali, con particolare riferimento alle tempistiche e alle fasi del procedimento previste dalla disciplina, il silenzio assenso per gli atti in materia ambientali, con le differenze tra la disciplina della conferenza dei servizi e quelli di quegli articoli 17 bis e 20 della legge 241 del 90, e poi ci sarà una panoramica sui casi specifici di applicazione della conferenza di servizi ai procedimenti di materia ambientale. Alla fine di questo del webinar, o a diverse interruzioni, in chat il nostro relatore risponderà appunto alle domande che voi potete scrivere tranquillamente in chat e che io poi passerò al nostro relatore. Vi ricordo che, come tutti i webinar, tutto il materiale lo troverete sulla medesima pagina nella quale vi siete iscritti. A questo proposito, vi ricordo che coloro che sono iscritti solamente alla piattaforma di FP Out non sempre, se non cliccano su iscriviti nella pagina di eventi PA dedicata all'evento, risultano iscritti anche all'evento stesso. Dunque, per cortesia, la sola iscrizione a FP Out non vuol dire che siete iscritti a tutti gli eventi che sono presenti nel nostro evento PA. Ricordo inoltre che l'attestazione di iscrizione al webinar ci sarà solamente per coloro che superano il 20% del tempo. E prima di salutarvi, ricordo a tutti che il 22 novembre ci sarà il webinar sempre alle 10, tenuto dall'ingegner Massimo Pugioni e dal dottor Riccardo Roccasalva sull'autorizzazione unica ambientale. A questo punto non mi resta che augurare a tutti buon lavoro, passo la parola all'ingegner Massimo Pugioni e buon proseguimento a tutti. Buongiorno a tutti, siamo qui oggi per affrontare il secondo appuntamento di questo ciclo di formazione in materia ambientale e oggi in particolare vedremo la conferenza di servizi. Parleremo un po' della conferenza di servizi soprattutto nell'ambito dei procedimenti in materia ambientale. Voi capite che quando si parla di conferenza di servizi, diciamo, l'applicazione ai procedimenti in materia ambientale è sicuramente una delle principali applicazioni, pratiche e anche, diciamo, qualificanti dell'Istituto della Conferenza dei Servizi. Però, diciamo, la conferenza dei servizi applicata ai procedimenti in materia ambientale non è altro che la medesima conferenza dei servizi che ritroviamo in un gran numero di procedimenti a cui può essere applicata. Per cui, diciamo, il mio scopo oggi sarà quello di illustrarvi i principi generali della conferenza dei servizi, cercando di guardare alle norme, alle disposizioni e all'istituto stesso da un'ottica che agevoli il più possibile chi si occupa, diciamo, di gestire procedimenti in materia ambientale. Ho già introdotto l'argomento della conferenza dei servizi nel webinar precedente che abbiamo tenuto il 25 ottobre, perché dato il tempo ristretto di oggi, diciamo, abbiamo ritenuto che approfondire tutta la conferenza di servizi in un unico webinar sarebbe risultato forse un po' dispersivo e comunque poco approfondito. Quindi, nello scorso webinar del 25 ottobre abbiamo introdotto i principi generali della conferenza di servizi, i casi in cui la conferenza di servizi si applica e diciamo alcune generalità sull'istituto. Oggi cercheremo di saltare quindi questa prima parte e di andare direttamente più nel dettaglio delle disposizioni che regolano l'istituto della conferenza dei servizi. In questa slide ho riportato diciamo un'introduzione panoramica che ci mostra come le autorità che sono coinvolte nei procedimenti in materia ambientale possono essere coinvolte in una conferenza di servizi da entrambi i lati, diciamo, quindi sia come autorità procedente, è il caso ad esempio delle conferenze di servizi per la valutazione di impatto ambientale, per l'AIA, per l'AUA, anche se nell'AUA, diciamo, la conferenza di servizi può essere gestita, ugualmente dal SUAP, così come dall'autorità procedente, che normalmente è la provincia, salvo che la regione non abbia previsto una disciplina diversa. Però dell'AUA, diciamo, ne parliamo più approfonditamente il prossimo 22 novembre, così come per le conferenze di servizi in materia di rifiuti e in materia di bonifiche. Ma le stesse autorità ambientali possono essere coinvolte in una conferenza di servizi come amministrazione coinvolta quando la conferenza di servizi è indetta e gestita da un altro soggetto.
Quindi così per esempio nel caso dell'AUA, quando diciamo, come partecipa l'autorità competente, quindi la provincia, nel caso in cui la conferenza di servizi sia indetta e gestita dal SUAP, così come sempre per l'AUA i soggetti competenti sui singoli aspetti, quindi gli scarichi, l'impatto acustico, le emissioni in atmosfera, eccetera, eccetera, così come in generale tante altre autorizzazioni ambientali che possono essere gestite dall'amministrazione procedente in conferenza di servizi. Per cui di fatto qualsiasi procedimento, come dicevo nel webinar scorso, anche laddove la disciplina settoriale non prevedesse alcuna disposizione specifica di raccordo con l'istituto della conferenza dei servizi, può di fatto essere gestita attraverso una conferenza di servizi nel momento in cui sussistessero le condizioni indicate dall'articolo 14 della 241, che prevede i casi in cui appunto è obbligatorio gestire il procedimento in conferenza di servizi. Nel momento in cui noi consideriamo che il legislatore, come dicevo l'altra volta, sempre più spesso ci sta chiedendo di gestire i procedimenti amministrativi non, diciamo, per compartimenti stagni e quindi per singole autorizzazioni richieste dal cittadino, ma ci sta chiedendo di, come dire, elevarci ad un livello superiore e gestire i procedimenti tenendo conto dell'obiettivo finale del cittadino e ricavando a ritroso gli adempimenti e le autorizzazioni di cui ha bisogno, in realtà non possiamo mai escludere che una determinata autorizzazione faccia parte di un procedimento unico più ampio per realizzare un'iniziativa privata più ampia e quindi si accompagni ad altre autorizzazioni di natura più svariata e che quindi venga gestito attraverso una conferenza di servizi. Andando avanti, come abbiamo visto velocemente l'altra volta, l'articolo 14 della legge 241 del 90 prevede tre tipologie di conferenza di servizi: la conferenza preliminare, la conferenza istruttoria e la conferenza decisoria. La conferenza preliminare e la conferenza istruttoria sono delle conferenze facoltative, salvo alcuni casi in cui la norma le prevede espressamente, soprattutto per la conferenza istruttoria. Vedremo nell'ultima parte del webinar di oggi che il codice dell'ambiente prevede alcuni casi di obbligatorietà di una conferenza di servizi che può anche avere natura istruttoria, ma lo vedremo dopo. Però, soprattutto negli articoli seguenti, quindi nel 14 bis, nel 14 ter, 4 e via dicendo, la legge 241 si concentra sulla disciplina della conferenza decisoria, che è una conferenza obbligatoria nei casi previsti dalla legge. Come abbiamo visto l'altra volta, i casi previsti dalla legge sono quando abbiamo una pluralità di atti di assenso e che sono di competenza di una pluralità di amministrazioni. Quindi quando abbiamo più di un'autorizzazione, parere, nulla osta o via dicendo da acquisire, di competenza di più soggetti, obbligatoriamente si deve procedere in conferenza di servizi. Ha delle modalità di svolgimento che sono definite vincolanti, che stamattina vedremo, e si conclude con una determinazione che sostituisce ogni atto di assenso di competenza delle amministrazioni partecipanti. Quindi la conferenza decisoria si distingue dalla conferenza istruttoria sostanzialmente per questo aspetto, perché mentre la conferenza istruttoria è un ambiente, diciamo un istituto nel quale si effettua un'istruttoria congiunta diciamo, del progetto, della proposta presentata dal cittadino, ma non si conclude direttamente con l'emissione di un atto, la conferenza decisoria si conclude con l'emissione di un provvedimento che sostituisce tutti gli atti di assenso delle amministrazioni partecipanti. Ed è su questa in particolare che andremo a concentrarci stamattina. La conferenza decisoria, ci dice l'articolo 14 della 241, si svolge in modalità asincrona. È diciamo, la modalità ordinaria per la gestione della conferenza di servizi decisoria è la modalità asincrona, tranne nei casi previsti, diciamo, dai commi 6 e 7 dello stesso articolo 14 che adesso vi illustro. Normalmente lo schema che disegna la legge prevede che si parta sempre da una conferenza di servizi asincrona nei casi ordinari, che nei casi in cui diciamo, l'istruttoria fosse,
diciamo, unanime, nel senso che avessimo raccolto solo pareri positivi o comunque dei pareri negativi che sono assoluti e non superabili, consente di rilasciare il provvedimento direttamente al termine della fase asincrona. Questo per evitare di riunirsi e quindi di svolgere delle sedute che, come vi dicevo anche l'altra volta, diciamo hanno mostrato che lo schema della conferenza sincrona, della conferenza simultanea, quella con la riunione contestuale a cui partecipano contemporaneamente tutte le amministrazioni coinvolte, ha mostrato negli anni di avere dei limiti, nel senso che è uno strumento sicuramente molto efficace, ma è uno strumento che impegna molto le amministrazioni che sono chiamate a partecipare alle varie conferenze di servizi, perché comunque le distoglie dalle attività ordinarie d'ufficio molto, molto spesso anche per una mattinata intera o per una giornata intera, perché spesso ci si deve spostare anche in un'altra sede laddove non si facesse uso anche degli strumenti telematici, ma comunque è molto onerosa. Per cui il legislatore ha previsto di lasciare la conferenza simultanea sincrona con la riunione contestuale in presenza solo ai casi in cui è effettivamente necessaria, partendo sempre da uno schema in cui le amministrazioni si esprimono ognuna per conto proprio senza partecipare fisicamente ad una riunione che è appunto la fase asincrona. Quindi se la fase asincrona è la fase ordinaria con cui si svolge la conferenza decisoria, questa può essere seguita dalla fase sincrona nei casi in cui non è risolutiva, e tra un po' vedremo analiticamente quali sono questi casi. Ma la norma prevede anche che in alcuni casi particolari, come in casi di particolare complessità del progetto da approvare, o in casi, aggiungo io, anche se questo l'articolo 14 della 241 non lo dice, ma lo si ricava dalla lettura congiunta della norma, o nei casi in cui è la specifica norma di settore a fare richiamo a una conferenza che si svolge in modalità sincrona, come accade per esempio per la via regionale, dove è previsto che si vada direttamente in una conferenza di servizi in modalità sincrona, a cui segue appunto il rilascio del provvedimento. Questo schemino che vedete è una schematizzazione proprio del flusso del procedimento. La conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona è la più grande novità che è stata introdotta dalla riforma Madia e quindi dal decreto attuativo della legge 124 del 2015 in materia di conferenza di servizi. È una modalità, come vi accennavo, in cui non ci si riunisce e ogni amministrazione effettua le proprie verifiche e trasmette, qui c'è scritto, vabbè, al SUAP o comunque all'amministrazione precedente le proprie determinazioni contemporaneamente alle altre amministrazioni coinvolte senza che si tenga alcuna seduta. Mi preme, anche se banalmente diciamo è abbastanza intuitivo che cos'è la conferenza asincrona. E quindi uno schema in cui l'amministrazione precedente trasmette la documentazione, chiede i pareri alle amministrazioni coinvolte e resta in attesa di questi pareri che vengono, o atti di assenso, che vengono trasmessi singolarmente da tutti i soggetti coinvolti senza, diciamo, un momento di confronto collegiale. Però non dobbiamo neanche banalizzare questo schema della conferenza asincrona considerandolo come, diciamo, un ritorno a schemi di procedimento unico che già conoscevamo, che erano previsti già dal DPR 447 del 98, in cui appunto l'amministrazione precedente, che sia il SUAP, il SUE o un altro soggetto, trasmette la documentazione e chiede agli altri soggetti coinvolti di trasmettere direttamente l'atto di assenso di propria competenza. Cioè, vi faccio un esempio: nel caso in cui avessimo un SUAP che gestisce un procedimento unico dove dentro abbiamo un permesso di costruire, un'autorizzazione paesaggistica e un'AUA, poniamo, non significa che le amministrazioni coinvolte devono trasmettere all'amministrazione precedente l'atto di propria competenza e quindi alla fine l'autorizzazione paesaggistica, il permesso di costruire e l'AUA come se fossero dei provvedimenti del tutto a sé stanti. È uno schema
in cui comunque la contemporaneità e la contestualità che sono proprie dell'istituto della conferenza dei servizi devono essere salvaguardate. Ora, se noi ragioniamo, pensiamo ad una conferenza sincrona, che è quella con la riunione, lì è più semplice comprendere come di fatto quelli che erano dei singoli atti di assenso si trasformano. Diciamo, o meglio, erano dei singoli provvedimenti, delle singole autorizzazioni, si trasformano in atti di assenso, in manifestazioni di assenso o di senso da parte delle singole amministrazioni coinvolte che vengono espresse in una sede che è appunto la riunione collegiale della conferenza di servizi e si fondono in una decisione complessiva che è appunto quella della determinazione conclusiva della conferenza di servizi. La conferenza asincrona, questo non, diciamo, non ha il momento di confronto collegiale della riunione, però mantiene il medesimo principio, per cui sostituisce a singole autorizzazioni una determinazione conclusiva che le racchiude complessivamente tutte. Questo significa comunque che le amministrazioni che sono coinvolte in una conferenza asincrona si esprimono contemporaneamente e contemporaneamente svolgono le proprie verifiche. Adesso mi spiego meglio con degli esempi. Intanto vi richiamo alcune sentenze della Corte Costituzionale che vi ho mostrato anche l'altra volta, che vedete, richiamano tutte lo stesso concetto, cioè che la conferenza di servizi è un istituto che, come dire, vedete, consente l'assunzione concordata di determinazioni sostitutive a tutti gli effetti di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta richiesti da un procedimento pluristrutturato specificatamente conformato dalla legge. E che quindi, come ci dice la seconda sentenza, vedete, serve per rendere contestuale quell'esame da parte di amministrazioni diverse che nella procedura ordinaria sarebbe destinato a svolgersi secondo una sequenza temporale scomposta in fasi distinte. E ancora, quelli che erano in precedenza autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano atti istruttori al fine dell'adozione dell'unico provvedimento conclusivo. È quindi importante capire che all'interno della conferenza di servizi, lo schema procedimentale che si deve seguire, come dire, non è il medesimo che si segue quando il procedimento viene gestito in maniera autonoma e singola, perché la sequenza temporale viene, come dire, riportata ad uno schema in parallelo. Ecco, questi sono esempi dello schema classico del procedimento. Dove normalmente ogni atto di assenso presuppone l'acquisizione di altri atti di assenso che possono essere anche semplicemente dei pareri o anche delle autorizzazioni che sono, come dire, propedeutiche rispetto al rilascio di un singolo atto e a loro volta precedono l'adozione di altri atti di assenso. Normalmente, molto spesso, nelle norme di settore noi troviamo proprio uno schema disegnato in questo modo, in sequenza, dove gli atti istruttori si susseguono uno dopo l'altro. L'autorizzazione è rilasciata dal soggetto X previa acquisizione del parere del soggetto Y. E qui vi ho portato tre esempi. Uno è un esempio, diciamo, di tipo edilizio, gli altri due sono più legati alla materia ambientale, che è l'argomento dei webinar che stiamo seguendo. Però l'autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire li ho riportati perché, a parte perché possono essere connessi anche a un medesimo procedimento in cui troviamo coinvolte amministrazioni competenti in materia ambientale, sia dal punto di vista dell'autorizzazione precedente come dell'amministrazione che partecipa alla conferenza dei servizi. L'autorizzazione paesaggistica è il classico esempio di procedimento costruito proprio, passatemi il termine, a trenino, dove un soggetto si esprime dopo l'altro. Perché se noi andiamo a guardare quello che prevede il codice urbani, prevede che ricevuta l'istanza, c'è una prima istruttoria da parte dell'autorità competente, che normalmente può essere la regione, salvo autorità delegata, che ha 40 giorni per effettuare la propria istruttoria e redigere una relazione illustrativa. Dopodiché
Dopodiché tutti gli atti sono trasmessi alla soprintendenza che ha 45 giorni per esprimere il proprio parere, parere che si che, da cui si prescinde trascorsi 60 giorni. Dopodiché la palla, diciamo, passa nuovamente all'amministrazione procedente, quindi competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che emette il provvedimento entro i 20 giorni successivi. Dopodiché, una volta rilasciata l'autorizzazione paesaggistica, è possibile da parte dell'ufficio tecnico comunale il rilascio del permesso di costruire, perché l'autorizzazione paesaggistica, per norma di settore, è atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio, quindi al permesso di costruire. Come vedete, questo è un classico procedimento scomposto in più fasi in cui una segue l'altra. L'autorizzazione allo scarico in fognatura, ad esempio nella nostra disciplina regionale, ma ritengo che sia analogamente in tante altre discipline, prevede che l'ente competente acquisisca, per esempio uno scarico in fognatura, acquisisca il parere del gestore del servizio idrico integrato prima di rilasciare il provvedimento. Quindi anche in questo caso il parere del gestore del servizio idrico integrato precede le verifiche dell'ente competente, che a loro volta precedono il rilascio del provvedimento. Ma vi dico di più, la norma in realtà non sempre ci dice, o meglio, non ci dice mai che le verifiche di un soggetto possono iniziare solo una volta acquisito il parere preventivo. Però normalmente è abitudine abbastanza invalsa nelle amministrazioni quella di prendere in mano materialmente la pratica per iniziare le proprie verifiche solo una volta che acquisiamo il parere preventivo, perché diciamo è anche logico. Uno dice: ma perché devo, come dire, prendere in mano quella pratica e rischiare di fare lavoro inutile se poi magari mi arriva un parere negativo da parte di chi si deve esprimere prima di me? Questo però significa che poi andiamo a sommare tutti i vari tempi. Così l'autorizzazione per la realizzazione di impianti di telecomunicazione, l'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, che prevede che la realizzazione di impianti di telecomunicazioni sia autorizzata dall'ente locale previo parere dell'ARPA, dell'organismo competente ad effettuare i controlli, che nella sostanza è l'ARPA. Quindi anche in questo caso abbiamo, vedete, un parere dell'ARPA che precede le verifiche dell'autorità comunale che precedono il rilascio del provvedimento. Nella conferenza di servizi queste sequenze si azzerano, perché nel momento in cui viene indetta una conferenza di servizi, anche se è asincrona, ognuno compie le verifiche contemporaneamente agli altri. Questo vuol dire che voglio dire, nella conferenza di servizi ci si esprime contestualmente ognuno per quanto di propria competenza. Così come nell'esempio della paesaggistica, io avrò un parere della regione, un parere della soprintendenza e il parere dell'ufficio tecnico comunale, che dovranno essere espressi nel medesimo termine. Perché nel momento in cui io indico una conferenza asincrona e assegno il termine, che tra un attimo vediamo che in questo caso dovrebbe essere di 90 giorni, tutte le amministrazioni coinvolte hanno il medesimo termine per esprimersi. Così come per esempio nell'autorizzazione allo scarico, io avrò il parere del gestore del servizio idrico integrato più il parere dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione. Aggiungerei tutto all'interno di una cornice dell'AUA, perché quando parliamo di autorizzazione allo scarico normalmente siamo all'interno dell'AUA, anche se in teoria ci potrebbero essere ancora dei casi in cui questa autorizzazione rimane come un'autorizzazione a sé stante, quando non stiamo parlando di imprese, ad esempio, quando stiamo parlando di un'autorizzazione necessaria per un impianto che ad esempio è di natura pubblica. Quindi ci possono essere ancora dei casi in cui questa autorizzazione rimane. Però quello che vi voglio ca far capire è che le sequenze spariscono. Ecco perché è importante comprendere che in realtà all'interno della conferenza di servizi asincrona non viene richiesto di trasmettere l'autorizzazione finale di propria competenza. Perché se io dovessi trasmettere l'autorizzazione finale di mia io autorità coinvolta in una conferenza di servizi, dovessi trasmettere nella asincrona proprio l'atto che è di mia competenza, come se fosse un atto a sé stante, avrei la necessità di acquisire preventivamente tutti i pareri di quegli stessi soggetti che sono coinvolti alla stessa conferenza e che hanno lo stesso tempo che ho io per esprimersi.
Quindi è ovvio che non tornano i conti, anche perché se ci pensate bene, nel momento in cui c'è una conferenza asincrona, c'è un'amministrazione precedente che è un soggetto che coordina. Voi mi potete dire, ma come faccio io a esprimermi favorevolmente se per esprimermi favorevolmente io ho bisogno di acquisire prima il parere di quell'altro soggetto? Io non posso dire va bene se non so prima cosa dirà l'altro soggetto. Ma in realtà il principio della conferenza dei servizi supera proprio questo, perché nel momento in cui io mi esprimo favorevolmente, posso anche scrivere una determinazione in cui dico il mio parere è favorevole a patto che l'ARPA dia parere favorevole. Ma è, come dire, nella natura, anche se non lo scrivo, succede la stessa cosa. Perché supponiamo di avere, come vi facevo prima, l'esempio del procedimento per l'autorizzazione di un impianto di telecomunicazioni. Se l'ufficio tecnico del comune trasmette un parere favorevole, anche se non conosce l'esito delle verifiche dell'ARPA, succederà che se le verifiche dell'ARPA saranno favorevoli, il procedimento sarà chiuso con una determinazione positiva. Se anche io, ufficio tecnico, ho espresso un parere favorevole, ma l'ARPA mi esprime un parere negativo o comunque delle prescrizioni che comportano la modifica del progetto, in ogni caso quella conferenza asincrona non si chiuderà col rilascio di un provvedimento, ma si andrà come minimo a svolgere la seduta sincrona. Per cui voglio dire, tutti si esprimono per quanto di propria competenza, fermo restando che la conclusione positiva dell'intero procedimento è condizionata all'espressione positiva di tutti. È per questo che possiamo essere sereni del non preoccuparci del parere degli altri, perché c'è un soggetto che coordina e che chiuderà positivamente solo se anche gli altri si sono espressi positivamente, se no torneremo a discutere. Entrando più nel merito questioni, diciamo, più procedurali, la legge ci dice che l'indizione della conferenza di servizi si svolge entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. Però forse prima di entrare su questo voglio vedere se c'è qualche domanda su questa prima parte, perché era un pochino più astratta forse, poi adesso entriamo più nel merito. Allora, nel caso nel corso del procedimento, a seguito di richiesta di chiarimenti e integrazioni da parte del responsabile del procedimento o per iniziativa privata, il progetto oggetto dell'istanza venga modificato, occorre far ripartire i termini di 45-90 giorni affinché le amministrazioni coinvolte rendano le proprie determinazioni, oppure il termine fissato con l'indizione della conferenza non cambia. C'è un margine di valutazione da parte del responsabile del procedimento che valuta l'impatto delle modifiche progettuali sul progetto stesso e decide se far ripartire i termini o no. Vabbè, questa domanda anticipa un punto dove non sono ancora arrivato, proprio sulle singole fasi della conferenza dei servizi. E comunque, la norma, adesso ci arriviamo, però la norma de delinea delle fasi successive, per cui non è che pre non prevede che si facciano ripartire i termini della conferenza asincrona, prevede semplicemente che al termine del tempo che è concesso alle amministrazioni per esprimersi, tutto, diciamo, sia stato definito e nel qual caso si può chiudere direttamente, oppure si deve procedere con la fase sincrona. Non prevede il fatto che a un certo punto, a metà della fase asincrona, io ridia nuovamente tutto quanto il termine. Io proseguo comunque se poi sono arrivato al termine della fase asincrona, che non è stata risolutiva perché ritengo che sia necessario che qualcuno verifichi ancora il progetto che è stato modificato, a quel punto andrò a svolgere la conferenza sincrona. In una conferenza decisoria, tra le autorizzazioni e i pareri nulla osta che possono essere assorbiti nel provvedimento unico conclusivo, vi può essere anche la variante urbanistica connessa alla realizzazione dell'intervento e il caso specifico di una via regionale, come si incastrano i tempi imposti dalla norma della 241. Sì, ci può essere anche la variante urbanistica. Il problema della variante urbanistica è che normalmente prevede un coinvolgimento dell'organo politico, che quindi, voglio dire, si esprime necessariamente parallelamente. Lì, in quel caso,
la conferenza di servizi effettua l'istruttoria, dopodiché per poter chiudere dobbiamo attendere le approvazioni di rito, però è possibile. Poi, in ogni caso, a tutte queste domande rispondo anche per iscritto in maniera anche più argomentata, perché ovviamente per questioni di tempo durante il webinar non abbiamo il tempo di approfondire specificatamente determinati aspetti, però troverete comunque la risposta per iscritto nella pagina del webinar nei prossimi giorni. Allora, nella domanda ne ho visto anche un'altra, dove mi si chiede conto del coordinamento tra la soprintendenza e l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Allora, io vi ho detto prima il principio per cui dentro la conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono parallelamente e contemporaneamente. Le sequenze, uno si esprime dopo l'altro, di norma non operano all'interno della conferenza dei servizi. Per cui non dovete. Allora, la pretesa più errata che c'è quando siamo dentro una conferenza dei servizi è quella di voler seguire contemporaneamente la disciplina della conferenza dei servizi e la disciplina prevista dalla norma di settore. È vero che l'articolo 146, come vi dicevo prima, prevede prima 45 giorni per la relazione istruttoria, poi scusate, 40 giorni, poi 45 giorni per l'espressione del parere della soprintendenza, poi il rilascio dell'atto, però nel momento in cui io indico una conferenza asincrona, assegno 90 giorni tanto alla soprintendenza, tanto all'autorità competente al rilascio della paesaggistica. Poi sì, è vero che in questo caso, quindi di per sé io direi che si devono esprimere contemporaneamente. Poi qui c'è un problema però del fatto che i ruoli della soprintendenza e quello dell'ufficio competente in qualche modo si sovrappongono. Al di là di quello che prevede l'articolo 146, che dentro la conferenza di servizi non trova direttamente applicazione, è vero anche che, voglio dire, la soprintendenza si esprime anche sulla relazione istruttoria che è redatta dall'ufficio competente. Qui la norma non ci dà direttamente una via d'uscita, nel senso che non prevede sottofasi all'interno della conferenza dei servizi, ma c'è anche una circolare del MIBAC dove dice, guarda, è opportuno che questa relazione, paesaggistica, che la relazione istruttoria venga comunque redatta e trasmessa alla soprintendenza entro i tempi di conclusione della conferenza asincrona, in modo che in qualche modo la soprintendenza abbia, prima della conclusione della conferenza di servizi, il modo di verificare, di esprimersi anche sulla relazione che costituisce parte integrante della propria istruttoria. Noi, ad esempio, a livello regionale, in Sardegna, ma ovviamente è semplicemente un esempio, non voglio imporre, cioè, è solo a livello di esempio, abbiamo sottoscritto a livello regionale un accordo, tra la regione e le soprintendenze in maniera tale da fissare, come dire, i rapporti temporali all'interno della conferenza di servizi tra questi due momenti. Però, in mancanza di questo, se anche l'ufficio competente redigesse la relazione in tempo utile, alla fine, comunque, al termine della conferenza di servizi, io, amministrazione procedente, dovrei considerare favorevole il parere tanto dell'una quanto dell'altra. È questo che bisogna tenere presente. Quindi è bene che in questo specifico caso si mantenga comunque una certa sequenza tra queste due fasi, ma sempre tenendo presente che, arrivati alla fine della conferenza asincrona, il termine per l'espressione dell'uno e dell'altro sono identici. Non so se vi è chiaro. Nel caso della conferenza di servizi ex articolo 208 del decreto legislativo 152 del 2006, autorizzazione unica per i rifiuti, il comma 7 prevede un distinguo dell'autorizzazione paesaggistica rispetto alle altre autorizzazioni. Ah sì, guardate che intanto la conferenza dei servizi ex articolo 208, a mio parere, è una conferenza dei servizi che ha una natura istruttoria, e lo vediamo alla fine del webinar di stamattina. Ma il fatto che citi l'autorizzazione paesaggistica non significa di per sé che la distingua sul piano procedurale, ma in tutti i casi l'autorizzazione dell'articolo 200, la conferenza di servizi dell'articolo 208 non si conclude direttamente con l'emissione di un provvedimento, con di una determinazione motivata, perché alla fine della conferenza
È la conferenza che trasmette gli esiti alla regione per chi emetta l'autorizzazione unica. Quindi è un po' diverso dal caso di cui stiamo parlando. Quindi l'ente che coordina non può chiedere un parere preventivo ad alcuni componenti della conferenza, ad esempio parere alla sovrintendenza su paesaggistica oppure parere su impatto ambientale comune prima della conferenza decisoria. No, stiamo parlando, siamo dentro una conferenza decisoria. Chiede il parere a tutti. Il problema è che non è che non può chiedere pareri, li chiede. Il problema è che i pareri viaggiano singolarmente. Non viaggiano secondo le sequenze previste dalle singole norme di settore e delle autorizzazioni che confluiscono all'interno della conferenza dei servizi. Cioè, gli atti di assenso, come vi ho fatto vedere prima, ce lo dice la Corte Costituzionale, non ve lo sto dicendo io. Vedete, rende contestuale quell'esame da parte di amministrazioni diverse che nella procedura ordinaria sarebbe destinato a svolgersi secondo una sequenza temporale scomposta in fasi distinte. E questo è lo sforzo che dobbiamo fare. Cercare di capire che quelle non sono singole autorizzazioni che devono essere rilasciate dentro la conferenza, ma che la conferenza è un luogo per esaminare contestualmente gli aspetti in modo da rilasciare poi alla fine un provvedimento unico che li sostituisce tutti contemporaneamente. Va bene, andiamo avanti, poi su altre domande ci torniamo tra un po', giusto per spezzare un pochino anche l'esposizione e anche per cercare di rispondere alle domande il più possibile contestualmente con l'argomento che viene trattato. La conferenza di servizi asincrona viene indetta entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente e nell'atto di indizione l'amministrazione procedente comunica l'oggetto della determinazione da assumere, trasmette la documentazione, comunica il termine perentorio non superiore a 15 giorni entro cui le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali. Comunica il termine perentorio entro cui le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, adesso approfondiamo questo aspetto, e la data dell'eventuale riunione in modalità asincrona nel caso in cui fosse necessario, che vedete viene opzionata già in fase di indizione della fase asincrona. Volevo dirvi, vedete, c'è un termine perentorio molto stretto per richiedere le integrazioni documentali che è di 15 giorni. Questo significa perché poi a seguito di questa richiesta di integrazioni documentali trasmessa nei termini, i termini della conferenza dei servizi e del procedimento sono sospesi come previsto dall'articolo 2 della 241. A me capita spesso, gestendo conferenze di servizi, che mi arrivino richieste di integrazioni documentali da parte degli enti coinvolti dopo i 15 giorni concessi dalla norma. In casi del genere, vi dico personalmente, io la richiesta la giro al cittadino che ha comunque tutto l'interesse a integrare i documenti perché molto probabilmente se non lo facesse si risolverebbe in un parere negativo. Però non sospendo i termini del procedimento perché per poter sospendere i termini per l'espressione dei pareri e della conferenza e della conclusione del procedimento, la richiesta va formulata assolutamente entro 15 giorni. Ecco. Il termine perentorio, quindi quanto dura la conferenza asincrona? La legge ci dice, ha una formulazione, peraltro, a parer mio, non particolarmente chiara, perché ci dice nei casi ordinari non può superare i 45 giorni. Qui fondamentalmente quando non ci sono, i casi ordinari sono quelli in cui non sono coinvolte amministrazioni competenti alla tutela di interessi sensibili, come peraltro lo è l'ambiente. In questo caso l'amministrazione procedente ha una certa discrezione, una certa, come dire, elasticità nella fissazione di un termine perché ci dice non può superare i 45 giorni. Salto un attimo, lasciamo un attimo da parte il caso degli interessi sensibili, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Cosa vuol dire? Vuol dire che a disposizione noi abbiamo teoricamente fino a 45 giorni, fermo restando il fatto che dobbiamo rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Quindi, se la norma mi prevede che io quella autorizzazione la dovevo rilasciare entro 40 giorni, faccio per dire, io non potrò
avere 45 giorni a disposizione per tenere la conferenza di servizi. Dovrò ridurre questi 45 giorni in maniera tale da concludere i lavori della conferenza di servizi asincrona in tempo utile per rilasciare il provvedimento nel rispetto del termine finale di conclusione del procedimento. Ecco perché usa questa locuzione. Il problema in questo concetto è quando andiamo a considerare gli interessi sensibili, perché la norma mi dice: quando ci sono amministrazioni preposte a tutela ambientale, del paesaggio, eccetera, eccetera, ove disposizioni di legge o provvedimenti non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in 90 giorni. Qui il problema è che ci sono, ma non pretendo io di risolverlo. Voglio dire due possibili interpretazioni. Una è, che è quella diciamo più diffusa, è che il termine sia assolutamente fisso in 90 giorni, a meno che la norma non mi preveda un termine diverso, come possono essere 120 giorni, 150 giorni, ci sono anche casi più lunghi, o anche casi più brevi, perché ad esempio nell'autorizzazione paesaggistica semplificata il DPR del 2017 prevede un termine con termini ridotti alla metà, quindi 45 giorni per la conferenza asincrona nel caso di autorizzazione paesaggistica semplificata. L'altra possibilità di interpretazione è che io devo sempre considerare, come nel caso precedente, il rispetto del termine finale di conclusione del procedimento. Quindi, se io ho un provvedimento, un'autorizzazione che devo rilasciare entro 90 giorni, se io fisso la conferenza dei servizi 90 giorni, considerando i 5 giorni per l'indizione e 5 giorni dopo la conferenza per il rilascio del provvedimento, arrivo a 100 giorni, che poi sono anche di più perché i 5 giorni iniziali sono lavorativi. Così come quelli per l'emissione del provvedimento. Quindi di fatto io sto sforando il termine di conclusione del procedimento. Per cui c'è un'altra possibile lettura di questa disposizione in cui il suddetto termine è fissato in 90 giorni mantenendo la medesima logica. Per cui il termine che ordinariamente è non superiore a 45, in questo caso è non superiore a 90, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Fermo restando il fatto che comunque il procedimento si deve chiudere, il provvedimento deve essere rilasciato al cittadino entro il termine previsto dalla singola disposizione, dalle disposizioni di norma, in modo da evitare problemi di danno da ritardo come dire, attivazione del potere sostitutivo e via dicendo. Non sono in condizione di dirvi, voglio dire, quale interpretazione propendere, per onestà ve le illustro tutte e due. Ecco, le determinazioni da rendere in conferenza di servizi asincrona devono essere congruamente motivate, devono essere formulate in termini di assenso dissenso, devono, in caso di dissenso, devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Qui la norma che ci chiede espressamente di fare uno sforzo, soprattutto dal punto di vista delle amministrazioni coinvolte nella conferenza dei servizi, che quindi devono esprimere le determinazioni, che non si possono limitare a dire il progetto non è approvabile, il parere è negativo. Non è approvabile per questo motivo e soprattutto sarebbe approvabile se facessi questa modifica. Questo non vuol dire che l'amministrazione si deve, come dire, sostituire al tecnico di parte o ai professionisti fino a fare, come qualcuno mi ha detto qualche volta in qualche corso di formazione, ma dobbiamo rifargli il progetto noi. Non è questo che la norma chiede, dice semplicemente che bisogna indicargli se proprio quella cosa non è fattibile, se quel progetto non è proprio realizzabile, oppure se lo sarebbe, suggerendogli in che direzione, diciamo, apportare le modifiche. Non sono, come vi dicevo prima, provvedimenti con autonoma efficacia e rilevanza. Non lo sono per diversi ordini di considerazioni. Perché la norma ci dice espressamente che la determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce ogni atto di assenso delle amministrazioni coinvolte. Il termine sostituisce in italiano ha un solo significato, vuol dire che l'autorizzazione, quella autorizzazione singola, non c'è perché è sostituita dalla determinazione conclusiva. E vi dico di più, se anche l'ente, il singolo ente coinvolto in una conferenza trasmettesse la propria determinazione nella forma dell'autorizzazione di propria competenza, quella non sarebbe un atto autonomo ed efficace.
Anche perché può capitare, se ben ci pensate, che per il singolo ente l'intervento sia fattibile e che quindi poniamo l'autorizzazione il permesso di costruire venga, come dire, trasmesso come atto a sé stante. Ma poi magari per ragioni ambientali, per esempio, la UA viene negata per quel procedimento, oppure per ragioni di vincolo idrogeologico, anche se voi mi direte quello dovrebbe essere preventivo rispetto al rilascio del permesso di costruire, un altro ente comunque si esprime negativamente, con un dissenso non superabile. Anche se quindi un'amministrazione si è espressa favorevolmente, quel provvedimento non acquisirà mai efficacia, per il semplice motivo che la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi può essere negativa per ragioni legate alle verifiche di qualcun altro. La norma prevede che fuori dai casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata espressione di un'amministrazione entro il termine di conclusione della fase asincrona equivale ad assenso senza condizioni, così come l'espressione di una determinazione priva dei requisiti che abbiamo appena visto. E ci dice anche la norma che restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione per l'assenso reso ancorché implicito. Questo vuol dire che la regola generale è che quando uno non si esprime, al termine della conferenza dei servizi si considera acquisito l'assenso. Questo ha un'unica eccezione, che sono i provvedimenti espressi previsti dalla norma comunitaria, dalla norma europea. Che questo non vuol dire che ogni qualvolta noi abbiamo una norma europea che disciplina una materia, il provvedimento deve essere necessariamente espresso. Vuol dire che dobbiamo avere una norma europea che disciplina la materia e che prevede che per quell'aspetto debba essere rilasciata un'autorizzazione espressa, ad esempio la VIA. Nella VIA abbiamo una norma europea che ci dice che deve essere rilasciato un provvedimento di VIA. Così capita per le emissioni in atmosfera, così capita per altri aspetti. E spesso le amministrazioni precedenti sono un po' restie ad applicare questo principio e tendono ad aspettare comunque le espressioni delle amministrazioni partecipanti anche oltre il termine di conclusione della conferenza dei servizi. Ma guardate che la norma, nel caso in cui si formi il tacito assenso, ai sensi di questo articolo, addossa tutta la responsabilità sull'amministrazione che non si è espressa, non su quella che procede considerando espresso il parere. La responsabilità non si trasferisce all'amministrazione competente, scusate, procedente, resta tutta in capo all'amministrazione che ha espresso l'assenso implicito. Anche perché se io rimanessi in attesa di un parere quando la legge mi dice che lo devo, non che lo posso, che lo devo considerare acquisito con esito favorevole, mi sto, come dire, caricando di una responsabilità per danno da ritardo tutta sul mio groppone quando il ritardo non è mio. Quindi me ne guarderei bene dal farlo. Allora, il tacito assenso in conferenza asincrona ha come unico eccezione i casi della normativa europea. E non va assolutamente confuso, come alcune amministrazioni a volte fanno, con l'articolo 17 bis della 241 e con l'articolo 20 della stessa 241. Noi sappiamo bene che dall'articolo 20, dal silenzio assenso, sono esclusi gli interessi sensibili, come l'ambiente. Pertanto, nel momento in cui un cittadino mi chiede un'autorizzazione di materia ambientale, materia paesaggistica, materia di salute, eccetera, e l'amministrazione non gliela rilascia nel termine previsto, non si forma silenzio assenso. Ma l'articolo 20 della 241 vale nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, vale nel caso di istanza presentata dal cittadino e amministrazione che non risponde al cittadino nel termine. Che è una cosa ben diversa dal dire che l'amministrazione procedente considera acquisito l'assenso dell'altra amministrazione non reso nei termini della conferenza dei servizi.
Per cui il fatto che sia escluso l'articolo 20 non esclude che si applichi come dire, il tacito assenso nella conferenza dei servizi, tant'è che l'unica eccezione è quella dei provvedimenti espressi previsti dalla norma europea, non gli interessi sensibili, quelli non sono esclusi dal tacito assenso nella conferenza dei servizi, che è un caso diverso anche dall'articolo 17 bis, giusto perché mi è caduto l'occhio, mi associo alla domanda di Caterina Aversa. L'istituto del silenzio assenso scatta anche per l'ARPA quando non si esprime? Sì, assolutamente sì. Perché a meno che non si debba esprimere su una materia per la quale la norma europea prevede l'adozione di un provvedimento espresso. Quello è l'unico caso. Altrimenti la materia ambientale è esclusa dall'articolo 20, ma non dal tacito assenso dell'articolo 14 bis o 14 ter. Sono due cose diverse. E anche il 17 bis è una cosa diversa. Il 17 bis regola il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni. Ma qui io non ho una conferenza dei servizi, ho una pubblica amministrazione che chiede a un'altra pubblica amministrazione di trasmettere l'atto di propria competenza. Cioè non sono dentro una conferenza in cui tutto, come dire, si risolve in una trasmissione di determinazioni che poi diventeranno provvedimenti con la determinazione conclusiva della conferenza. Gli chiedo proprio l'atto di sua competenza. Gli assegno il termine che prevede la norma, che sono 30 giorni nei casi normali e 90 per le materie sensibili, e dove non si esprima si forma il silenzio assenso. E il 17 bis non vale nel caso in cui abbiamo il caso di mero tramite. Come negli sportelli unici, quando l'autorizzazione in realtà è richiesta dal cittadino ed è semplicemente veicolata da uno sportello unico. Ma qui è ancora diverso dalla conferenza dei servizi, quindi non fatevi trarre in inganno. Questo lo dice il parere del Consiglio di Stato sulla bozza di decreto legislativo di recepimento. Dice il 17 bis non si forma quando di fatto la pubblica amministrazione che chiede il parere è un mero tramite, ma è un caso diverso dalla conferenza dei servizi, dove comunque il tacito assenso si applica. La chiusura della fase asincrona, andiamo velocemente, se tutto va bene, quindi se l'amministrazione precedente nel termine della conferenza asincrona ha acquisito solo atti di assenso, quindi solo pareri positivi, anche impliciti perché qualcuno non si è espresso, oppure se ci sono state delle prescrizioni che non comportano una modifica sostanziale del progetto o comunque che sono state recepite ma non c'è bisogno che gli altri si esprimano. Supponiamo che i vigili del fuoco mi hanno chiesto di aggiungere sei estintori, per dire, quello mi dice ok, aggiungo sei estintori, non c'è bisogno che io lo rifaccia vedere a tutti. Diverso il caso in cui ci sia una modifica del progetto che viene effettuata nel corso della conferenza, io dico va bene, però c'è bisogno che le amministrazioni partecipanti mi diano un parere sul progetto modificato. Quindi se tutto va bene, si chiude direttamente con la determinazione conclusiva. Il secondo caso è se tutto va male, passatemi il termine, cioè se abbiamo ricevuto almeno un parere fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento e che l'amministrazione ritenga non superabile, quindi la cosa non si può fare, allora l'amministrazione precedente conclude il procedimento con una determinazione negativa che produce gli effetti di cui al 10 bis. Qui il legislatore è stato un po' fantasioso, nel senso che inverte l'ordine normale delle cose, perché normalmente di fronte a una verifica negativa noi dobbiamo fare prima il preavviso di rigetto e poi l'atto di rigetto. Qui in realtà ci dice si fa direttamente l'atto di rigetto che produce gli effetti di cui al 10 bis, quindi l'interessato ha 10 giorni di tempo per controdedurre. Se lo fa, si riapre la conferenza di servizi per esaminare le osservazioni. Caso 3, quando la conferenza non è stata risolutiva, si va in conferenza sincrona. Quindi se abbiamo pareri negativi superabili, se ci sono modifiche che devono essere riesaminate o comunque se ci sono dubbi sull'esito della fase asincrona. In questo caso si svolge la seduta nella data che era stata già prefissata in sede di indizione della conferenza asincrona.
La conferenza in modalità sincrona si può svolgere anche direttamente, come vi accennavo all'inizio del webinar, nei casi di particolare complessità della determinazione da assumere. E qui può essere fatto, si può decidere di procedere direttamente in fase alla conferenza sincrona, saltando quindi la fase asincrona, sia su iniziativa dell'amministrazione precedente, sia su richiesta motivata, quindi con una valida motivazione, delle amministrazioni di una delle amministrazioni partecipanti o del privato interessato. Si tratta di richieste motivate, per cui non c'è nessun obbligo di procedere direttamente in sincrona. L'amministrazione precedente comunque valuta la richiesta che gli è stata fatta e decide in merito, può anche decidere di procedere comunque alla fase asincrona. I lavori della conferenza in modalità sincrona normalmente si svolgono entro 45 giorni decorrenti dalla data della prima riunione. Se si va direttamente in sincrona, quindi se si salta la fase asincrona, si fa direttamente la sincrona, nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, fra cui l'ambiente, il termine è fissato in 90 giorni, quindi ci sono potenzialmente 90 giorni di tempo per svolgere i lavori della conferenza sincrona, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Per cui questi termini che la norma ci dice sono, come dire, i termini massimi che sono assolutamente garantiti, salvo che io non debba chiudere il procedimento in un termine inferiore, quindi debba, come dire, condensare i lavori della conferenza dei servizi per consentirmi di rispondere, di rilasciare il provvedimento al cittadino nei termini di legge. Per quanto riguarda la conferenza di servizi in modalità sincrona, una delle novità, che poi non è proprio una novità, nel senso però la norma l'ha riscritto in maniera più pregnante, è la previsione del fatto che ogni amministrazione che partecipa alla conferenza sincrona partecipi con un unico rappresentante, che è appunto il rappresentante unico. La norma 241 stabilisce le modalità per la nomina del rappresentante unico da parte delle amministrazioni statali, e nel caso è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per le amministrazioni centrali o dal Prefetto per quelle periferiche, mentre dà libertà alle altre amministrazioni di stabilire le regole per la designazione del rappresentante unico, fermo restando il fatto che è necessario che siano rappresentate da un unico soggetto. La conferenza asincrona si chiude al termine all'esito dell'ultima riunione e comunque non oltre il termine per massimo per lo svolgimento dei lavori della conferenza dei servizi, l'amministrazione precedente conclude rilasciando la determinazione motivata sulla base delle posizioni prevalenti. Le posizioni prevalenti non è semplicemente un concetto di maggioranza, non è neanche un concetto di unanimità delle posizioni, significa valutare le varie posizioni che sono state espresse nella conferenza sincrona sulla base di un criterio appunto di prevalenza, pesando, come dire, l'interesse pubblico prevalente, per cui si potrebbe arrivare ad una determinazione positiva anche in presenza di espressioni negative se l'amministrazione precedente valuta che nella prevalenza degli interessi pubblici coinvolti comunque si è espresso un parere positivo. Anche nella conferenza sincrona vale il principio del tacito assenso, cioè chi non si esprime nei termini viene considerato un parere favorevole. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. Questo vale sia per l'asincrona che per l'asincrona. Il valore della determinazione motivata è sostitutivo rispetto agli atti di assenso dei soggetti che hanno partecipato. Dopodiché, giusto due parole sul fatto che nell'approvazione unanime la determinazione conclusiva è immediatamente efficace, mentre nell'approvazione, se viene approvata sulla base delle posizioni prevalenti, quindi dove ci fossero dei dissensi qualificati, espressi da amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, quella determinazione motivata non sarebbe immediatamente efficace, l'efficacia sarebbe sospesa per l'esperimento dei rimedi, perché le amministrazioni che si sono espresse negativamente hanno 10 giorni di tempo e eventualmente per proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni rilasciati, sostituiti dalla determinazione conclusiva,
decorrono dalla data di adozione di quest'ultima. Di questo ne abbiamo parlato anche nello scorso webinar, ci sono diverse domande a cui ho risposto nelle domande conclusive del webinar scorso. A questo punto qui ho riportato alcuni esempi di applicazione della conferenza di servizi specificatamente in materia ambientale. Probabilmente andrei avanti e poi vedo, perché alcune domande ho già risposto, però vi faccio una breve panoramica su questo e poi vedo un attimino le domande che mi avete proposto. Allora, la via regionale dell'articolo 27 bis del decreto legislativo 152 del 2006 prevede il ricorso obbligatorio ad una conferenza dei servizi, che in questo caso è sincrona, è convocata dall'autorità competente, partecipano il proponente, tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate, sia per quanto riguarda la via, che per quanto riguarda tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e anche all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. Quindi c'è diciamo una conferenza che racchiude aspetti ambientali, ma non solo ambientali, perché potrebbe racchiudere anche aspetti edilizi o anche aspetti di autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività. Il termine di conclusione della conferenza è di 120 giorni dalla data di convocazione, quindi abbiamo uno specifico termine. E la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprende il provvedimento di via e tutti i titoli abilitativi necessari, quindi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Vi volevo dire, questo vuol dire che è una conferenza di servizi di natura decisoria, perché come vedete si conclude con il rilascio di una determinazione motivata che sostituisce, che comprende il provvedimento di via e anche tutti gli altri. Quindi la natura è quella. L'AIA, l'articolo 29.4 del codice dell'ambiente, prevede sempre una conferenza di servizi che è convocata dall'autorità competente al rilascio dell'AIA, a cui partecipano tutta una serie di soggetti. Come il proponente, le amministrazioni competenti in materia ambientale, ma anche il sindaco, per gli impianti di competenza statale, i ministeri dell'Interno, del Lavoro, delle Politiche Sociali, della Salute e dello Sviluppo Economico, nonché l'ISPRA, per gli impianti di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA, nonché l'ARPA, e un rappresentante dell'autorità competente per gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, se ricorre il caso. Si svolge in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14 ter. L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro 150 giorni dalla presentazione della domanda. Vedete, questo è proprio un caso in cui dobbiamo riflettere sul coordinamento dei tempi, perché anche ho visto poco fa che mi dicevano l'articolo 14 bis dice: la conferenza sincrona ha una durata di 90 giorni, salvo che disposizioni di legge o di regolamento non prevedano un termine diverso. Questo significa che possono essere fatti salvi termini diversi previsti dalle specifiche discipline di settore? Sì, sono fatti salvi termini specifici, però noi dobbiamo sempre considerare che normalmente i termini previsti dalle singole disposizioni si riferiscono al rilascio del provvedimento, come in questo caso. La norma ci dice che per l'AIA si svolge una conferenza di servizi, ma che il provvedimento viene rilasciato entro 150 giorni. Questo vuol dire che io non posso fissare. Ora, in questo caso la conferenza è sincrona, però vale lo stesso principio. Cioè, io non posso avere una. Se fosse asincrona, io non potrei dire che siccome la norma prevede il rilascio entro 150 giorni, io faccio la conferenza in 150 giorni. No, io avrò un termine inferiore per lo svolgimento dei lavori della mia conferenza di servizi perché possa concludere il procedimento entro il termine che la norma mi dà. Non è proprio questo il caso, nel senso che la conferenza in questo caso è sincrona, però il modo in cui dovete leggere l'eccezione sui termini previsti dalle singole normative di settore è questo, perché comunque la norma ci dice sempre, e ce lo dice sia nel 14 bis che nel 14 ter, che deve essere fatto salvo il termine finale di conclusione del procedimento. Quindi io il tempo che ho a disposizione per la conferenza dei servizi trova questo limite. Per quanto riguarda l'articolo 208 del 152, che si riferisce alla
che si riferisce al rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento di recupero e smaltimento di rifiuti non soggetti ad AIA. È convocata dall'autorità regionale competente, partecipano con un preavviso di almeno 20 giorni. Vedete, qui c'è un preavviso minimo che è specifico perché non sta nella 241, è previsto qui. I responsabili degli uffici regionali competenti, i rappresentanti delle autorità d'ambito degli enti locali su cui il territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante. Le decisioni è assunta a maggioranza, anche questa è un'eccezione rispetto al principio generale. Le relative determinazioni devono fornire un'adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Si svolge in modalità sincrona con una durata massima di 90 giorni, mentre vedete nell'ultimo punto il termine per il rilascio del provvedimento è di 150 giorni. 150 giorni per chiudere il procedimento, 90 a disposizione per la conferenza dei servizi. Anche qui il legislatore è coerente. Vedete, ma il momento in cui ci dice però che all'esito dei lavori la conferenza trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione per la conclusione del procedimento, questo vuol dire che la conferenza di servizi prevista dall'articolo 208 ha una natura istruttoria, perché non si chiude direttamente con l'emissione di una determinazione che sostituisce tutti gli atti, ma si chiude con la trasmissione degli atti alla regione che poi deve emettere il provvedimento. Cioè, che poi è la stessa autorità competente, però, come dire, sono due fasi scisse e conseguentemente non si chiude direttamente col provvedimento, ma trasmette gli atti a chi deve emettere il provvedimento. E vedete, è l'autorizzazione unica che è rilasciata, che sostituisce ad ogni effetto visti i pareri, autorizzazioni e concessioni, non la determinazione conclusiva della conferenza, ma l'autorizzazione unica. È sottile, però la differenza c'è. Per quanto riguarda le bonifiche, ho visto anche qualche domanda sulle bonifiche. Ci sono l'articolo 242 prevede in tre momenti il ricorso alla conferenza dei servizi. In una prima fase è finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sul piano di caratterizzazione, che costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra amministrazione, ad ogni altro atto di assenso necessario da parte della pubblica amministrazione. Il secondo momento in cui l'articolo 242 prevede il ricorso alla conferenza dei servizi è l'approvazione del documento di analisi di rischio, dopodiché, quando necessario, ci può essere una terza. Momento per l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente. Anche qui non si conclude direttamente con il rilascio di un provvedimento, ma ha una natura istruttoria. Partecipano con un preavviso di almeno 20 giorni il comune, la provincia e le amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie. La conferenza è assunta a maggioranza. Si svolge in modalità sincrona per una durata compatibile con i tempi di conclusione del procedimento, che sono, vedete anche qui, l'articolo 242 prevede 30 giorni per l'approvazione del piano di caratterizzazione, 60 giorni per l'approvazione del progetto di bonifica. È evidente che all'interno di questi io devo svolgere la conferenza dei servizi, che non potrà avere una durata di 90 giorni, come mi prevede l'articolo 14 ter nel caso in cui vada direttamente in sincrona. Ma la dovrò svolgere in un tempo necessariamente più ristretto perché devo concludere quel procedimento entro 30 o 60 giorni. Ho un tempo minore a disposizione. E anche qui comunque ha una natura istruttoria. Per quanto riguarda invece la conferenza dell'AUA, di questa non può essere convocata sia dal SUAP che dall'autorità competente, ma ne parliamo meglio il 22 novembre. Salterei perché altrimenti veramente non ho più tempo per rispondere a tutte le vostre domande che vedo sono tante. Allora, cerco di, ripeto, adesso rispondo a quelle a cui riesco a rispondere, ma poi troverete comunque le risposte a tutte le domande per iscritto nella pagina del webinar. Per esempio, vedo qui, ma quindi il provvedimento finale del SUAP può fare a meno dei provvedimenti degli altri servizi enti, permesso di costruire, autorizzazioni varie, semplicemente con i pareri favorevoli dei servizi? Assolutamente sì. Anche perché c'è scritto nella norma che è il provvedimento finale.
che sostituisce quelle autorizzazioni, per cui non c'è bisogno che quelle vengano espresse nella forma proprio dell'autorizzazione a sé stante, ma vi dico di più, se anche lo fossero, non avrebbero comunque quella valenza autonoma, perché sono sostituite dal provvedimento finale del SUAP. Cioè, il SUAP, che sia il SUAP o altra autorità procedente, perché lo stesso discorso si ha nel caso in cui abbiamo ad esempio la conferenza dei servizi per la VIA regionale, dove ho l'autorità competente che è la VIA, che coinvolge il comune per il permesso di costruire o per l'autorizzazione paesaggistica, è identico. Cioè non ho bisogno che le amministrazioni mi trasmettano l'atto confezionato come se fosse un atto finale di un procedimento a sé stante. Ho bisogno che si esprimano, che trasmettano la propria determinazione, come dire, con la propria posizione rispetto al rilascio dell'atto di propria competenza, in base alla quale poi l'amministrazione precedente emette il provvedimento finale. Però non è necessario che venga allegato proprio nella veste del permesso di costruire. Assolutamente sì, così come di ogni altro tipo di autorizzazione. In materia edilizia, i termini di conclusione del procedimento sono ridotti, 30 giorni. I termini sono interrotti in caso di convocazione della conferenza dei servizi. Francamente non capisco la domanda, perché i termini dovrebbero rientrare all'interno della conferenza di servizi. Quindi, se magari mi esplicita meglio la domanda, poi quando rispondo per iscritto cerco di fornirle una risposta. Il parere, un'altra domanda, il parere deve essere favorevole o contrario e non sottoposto a condizione, atteso che rimarrebbe un'incertezza tale che nell'ipotesi in cui la condizione non si verificasse, anche l'atto finale nell'ambito AUA per il titolo abilitativo all'emissione in atmosfera con un parere negativo del comune per compatibilità edilizia, il rilascio del parere favorevole sarebbe viziato o comunque assunto in contrasto con la volontà del comunale, quindi la determinazione finale deve dare parere negativo. Allora, no, il parere può essere favorevole, può essere contrario, ma può essere anche favorevole a condizione, nel senso che poi tra il favorevole a condizione e il negativo, come dire, che esplicita le condizioni per il superamento della pronuncia negativa, la distinzione è molto sottile. Nel senso che quando io do un parere favorevole a condizione, significa che così com'è, che poi dipende da condizione a condizione, ci possono essere anche dei casi in cui la condizione è semplicemente un richiamo ad un obbligo successivo che non comporta nessun obbligo di adeguamento, cioè il progetto va bene così com'è, ma ricordati, ad esempio, c'ho un'antenna, ricordati di comunicarmi l'attivazione dell'impianto, quella non è una vera e propria prescrizione in realtà. Ma nel caso in cui la prescrizione si sostanziasse nella richiesta di fatto di modifica parziale del progetto, è assolutamente possibile trasmetterlo, però voglio dire, comporta una modifica del progetto e conseguentemente la conferenza dei servizi asincrona in quel caso non sarà risolutiva. Si dovrà procedere con la successiva conferenza sincrona per discutere anche in contraddittorio con l'interessato l'adeguamento, la modifica del progetto per, come dire, il recepimento di quelle prescrizioni e quindi consentire una nuova verifica sul progetto modificato da parte di chi aveva inizialmente espresso quel parere favorevole alla prescrizione e per poi raggiungere una decisione definitiva su quel progetto. Però volevo dire, adesso mi è sfuggito, ah, ecco qui, potrebbe succedere che non ho capito benissimo questo aspetto dell'ambito dell'AUA, perché leggendole così in tempo reale le domande non sempre magari colgo. Però, come vi dicevo prima, può succedere benissimo che io all'interno di una conferenza di servizi, ho ad esempio un'AUA, e per gli aspetti ambientali sia assolutamente tutto positivo, ma poi per ragioni edilizie o paesaggistiche il procedimento unico si deve concludere con un rigetto, perché magari dal punto di vista ambientale quello scarico o quell'impatto acustico non avevano nessun tipo di problema, ma manca la compatibilità edilizia, per cui io non posso realizzare quel tipo di impianto in quella ubicazione, conseguentemente il procedimento si concluderà con un diniego complessivo anche dell'AUA, nonostante
Per quell'ufficio il parere fosse favorevole. Poi lì ci sono tutta una serie di chiaroscuri. Se rovesciamo il problema, cioè invertiamo i ruoli, supponiamo di avere dal punto di vista edilizio un parere completamente favorevole, quindi l'impianto produttivo può essere realizzato lì, ma di fatto una pronuncia negativa per quanto attiene l'AUA. Lì dipende, perché se è una pronuncia negativa assoluta che impedisce in qualsiasi modo la realizzazione di quell'intervento, anche in quel caso, pur in presenza di una valutazione positiva sul piano edilizio, paesaggistico, eccetera, l'intervento non potrà essere realizzato e il procedimento unico si chiuderà con un diniego complessivo. Ma può anche capitare che magari si prosegua con la fase sincrona perché magari quello scarico o quelle emissioni in atmosfera fatte in quel determinato modo non sono ammissibili, però modificando le condizioni possono comunque essere assentibili, per cui si può procedere alla fase sincrona per cercare di superare quegli ostacoli e addivenire comunque ad una conclusione positiva. Ricordiamoci che la norma è questo, quello che ci suggerisce, cioè ci dice dobbiamo sempre suggerirgli il modo per superare la pronuncia negativa e prevede la fase sincrona dopo quella asincrona proprio per modificare il progetto, per cercare di salvare in qualche modo quella pratica per raggiungere una conclusione positiva. Vediamo qualche altra domanda. Chiedo il seguente chiarimento in merito ai termini ultimi della conferenza dei servizi, vale a dire, ad esempio, termine di 45 giorni o termine fino a 45 giorni, oppure termine di 90 giorni o termine fino a 90 giorni, per cui l'amministrazione procedente ha la facoltà di definire il termine ultimo. Grazie. Allora, sul termine di 45 giorni, quindi quando non sono coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, sono serenissimo perché la norma è chiara, dice termine fino a 45 giorni. Certo, l'altra volta mi è stata fatta la domanda che qualche volta a qualche amministrazione precedente ha dato tipo 5 giorni o 3 giorni di tempo, così è troppo poco. Come vi dicevo prima, il termine è fino a 45 giorni, che non vuol dire che l'amministrazione precedente abbia una discrezionalità assoluta fino a darne due di tempi, di giorni, scusate. Vuol dire che dobbiamo dare, il principio cardine è che io devo dare fino a 45 giorni o comunque il massimo che gli posso consentire perché diciamo la conferenza di servizi si svolga compatibilmente con il termine finale di conclusione del procedimento. Quindi, se io ho un'autorizzazione che deve essere rilasciata entro 60 giorni, posso tranquillamente dare 45 giorni di tempo. Se l'autorizzazione la devo rilasciare entro 30 giorni, darò 20 giorni, 25 giorni, darò un termine in modo tale da non sforare il termine finale di conclusione del procedimento nei confronti del cittadino. Per quanto riguarda il caso in cui sono coinvolte le amministrazioni sensibili, cioè scusate, le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, la norma dice il termine è fissato in 90 giorni, salvo che non ci siano disposizioni che prevedono un termine diverso. Come vi dicevo prima, c'è discussione su questo. Come dire, è oltre le mie prerogative quello di risolvere definitivamente questo problema. Vi dico che, come vi ho detto prima, che la interpretazione più diffusa è quella di considerare i 90 giorni come un termine fisso, quindi non fino a, ma 90 giorni. Tenete presente che in alcuni casi questo può, come dire, generare dei ritardi nella conclusione del procedimento nei confronti del cittadino, perché se io dovevo rilasciare il provvedimento entro 90 giorni, se fisso all'interno di quel procedimento una conferenza di servizi asincrona che dura 90 giorni, andrò in ritardo e questo può esporre l'amministrazione precedente a tutta una serie di conseguenze, a meno che non reinterpretiamo l'articolo 14 bis sul fatto come una. Come dire, come una norma che fissa una nuova durata del procedimento in termini di conferenza dei servizi. Ma così stiamo anche dicendo che la conferenza dei servizi non accorcia, ma allunga i tempi in questi casi. Quindi, insomma, voglio dire, ci sono tutta una serie di problematiche interpretative per cui si auspica un intervento, più che mio per chiarirvelo. Io non posso che riportarvi i problemi e le diverse soluzioni interpretative trovate. Un intervento proprio del legislatore, che probabilmente ci sarà,
si auspica in breve tempo, però questo è. Si può avere la circolare del MIBAC che dice che la relazione tecnica va inviata in sovrintendenza anche in caso di conferenze e servizi? Sì, la cerco, c'è questa cosa la cerco. Per un permesso di costruire relativo a un'attività produttiva gestito attraverso il SUAP, quali sono i tempi di conclusione del procedimento in caso di convocazione della conferenza dei servizi? E qui. Allora, perché l'articolo 7 del DPR 160 stabilisce dei tempi di conclusione del procedimento che però non fanno riferimento al caso in cui si convochi la conferenza dei servizi, cioè stabilisce 30 più 30 nel caso in cui non si vada in conferenza dei servizi. Nel caso in cui si vada in conferenza dei servizi non c'è un termine predefinito di conclusione del procedimento unico. Quindi lì io vi direi che il termine è da considerarsi come il termine più ampio di rilascio dei titoli. Allora, se io ho un permesso di costruire 60 giorni, un'autorizzazione paesaggistica che sono 105, ad esempio, avrò 105 giorni. Devo andare a guardare quali sono i tempi di rilascio delle autorizzazioni che entrano in quella conferenza di servizi e gioco forza a prendere quello più ampio. Questo è il termine finale di conclusione del procedimento. Come si inserisce l'istituto della conferenza dei servizi nella procedura di rilascio di una concessione per l'uso di acqua pubblica che prevede un periodo precedente alla raccolta di nulla osta? Pareri per la pubblicazione della domanda sul bollettino regionale, l'apertura di tempi per dare evidenza pubblica alla domanda, prevede tempi per la pubblicazione di istanze concorrenti. In questa specifica procedura, come devo conteggiare i tempi di indizione e svolgimento della conferenza? Allora, in casi del genere, io. A livello regionale l'abbiamo risolta così, ma dico che è una soluzione di abbastanza di buon senso, cioè che la conferenza dei servizi parte dalla conclusione della fase di pubblicità, quindi prima si pubblica, si dà il termine per le domande concorrenti, per le osservazioni. Una volta stabilita tra le domande concorrenti qual è quella diciamo prescelta, a quel punto partono i termini per l'esame del progetto e quindi è anche la conferenza dei servizi viene indetta, che poi è quello che la norma disegna, ad esempio, per la VIA, che la conferenza dei servizi è a valle di tutta la fase di consultazione pubblica. Se la soprintendenza non si esprime entro i termini perentori della conferenza, 90 giorni, e sia solo presente il parere favorevole dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, comune o regione, si prende atto del silenzio assenso e quindi con il provvedimento conclusivo si rilascia l'autorizzazione paesaggistica comunque. Sono sereno a dire sì, assolutamente sì, perché l'autorizzazione paesaggistica non è un provvedimento espresso previsto dalla disciplina dell'Unione Europea, è un'autorizzazione prevista dalla normativa statale. Conseguentemente, il silenzio assenso, diciamo, in conferenza di chi non si esprime, compreso la soprintendenza, è assolutamente pacifico. Andiamo un po' più avanti. Buongiorno. Un parere di un gestore di servizi pubblici, anche privato, è vincolante? In tal caso deve essere convocata la conferenza sincrona? Dipende, cioè se è vincolante o non vincolante, quello lo dobbiamo andare a verificare nella norma di settore. Non mi risulta che ce ne siano di pareri vincolanti di gestori di servizi pubblici. Perché deve essere convocata la conferenza sincrona? Nei casi in cui si va in sincrona, ve li ho detti prima, dipende. L'espressione a senso reso anche implicito equivale al concetto di silenzio a senso? Sì, anzi, io sono anche restio personalmente a chiamarlo silenzio a senso, quello che si perfeziona dentro la conferenza di servizi, perché. Il silenzio assenso è quello dell'articolo 20, per come nel nostro ordinamento, è proprio perché vi dicevo prima, tante persone confondono le eccezioni dell'articolo 20 con quella dell'articolo 14 bis e mi dicono: ma non si può considerare acquisito il parere, ad esempio, della soprintendenza perché è materia sensibile. Chiamiamolo tacito assenso, chiamiamolo assenso implicito in conferenza dei servizi. È meglio perché il silenzio assenso è il 17 bis e il 20, che sono due istituti diversi. Questo ho già risposto prima. Se un ente si esprime dopo il termine, magari è negativo, come ci si comporta? Bella domanda. Se un ente si esprime dopo il termine,
come dire, si è già formato l'assenso. Quell'ente ha già espresso un assenso, ancorché tacito. Per cui, come tutti i provvedimenti di secondo grado, può essere, come dire, l'ente ci può ritornare solo in presenza dei presupposti e nell'esercizio del potere di autotutela. Quindi può annullare o revocare l'assenso reso implicitamente e tornarci. Se manda semplicemente un parere negativo tardivo, l'amministrazione procedente non può fondare su quello un diniego. Bene, direi che siamo giunti almeno al termine del tempo a nostra disposizione. Io mi scuso perché non ho fatto in tempo a rispondere, le domande sono tante, ma risponderò a tutte per iscritto. Paola, se eccola. Grazie, grazie mille, grazie a tutti. Le domande sono veramente tante. Assicuro chi ha riproposto le domande più volte, le ho prese tutte e verranno inviate all'ingegner Massimo Pugioni che nei tempi tecnici, perché sono veramente tante, siamo più di 70 domande, risponderà per iscritto e le troverete sulla pagina nella quale vi siete iscritti. Ringrazio tutti voi, ringrazio nuovamente Massimo, ci vediamo il 22 novembre, già da questo pomeriggio avrete la pagina a disposizione per potervi iscrivere. Grazie ancora a tutti e buon proseguimento!